ci sarebbe stato uno squalo alla foce del Tevere, dunque sarebbe stato lanciato l'allarme tra i diportisti di Fiumicino, ma anche di Ostia. L'animale, che sarebbe lungo, pensate, 2 metri, sarebbe stato avvistato e fotografato in una tarda mattina da una turista che si trovava a bordo della sua imbarcazione all'altezza dei bacini d'alaggio dei cantieri navali di Ostia Canados, del braccio naturale di Ciumara Grande. In quel punto, 400 metri dallo sbocco in mare, le acque del fiume sono alte, pensate, intorno ai 7 metri circa. Il diportista ha avvertito la capitaneria di porto, che ha mandato in loco una motovedetta. L'equipaggio ha notato lo squalo che si muoveva in modo lento nella superficie dell'acqua. Anche se la stagione dei bagni ancora non è iniziata, la Guardia Costiera si è presa in carico di avvertire i concessionari di stabilimenti e gestori di chioschi sulle spiagge di Ostia Fiumicino. Sarebbe sconsigliato ai proprietari di barche fare manovre manuali a pelo di acqua. Già nel 2014, ad agosto, sarebbe stato avvistato sempre a Ostia uno squalo di colore bianco. E adesso bisognerà capire, cercare di comprendere come caspita è possibile che ci sarebbe stato questo squalo nella foce del Tevere. Vi ringrazio, punto introduttivo, mio domanda. Vi ringrazio per l'ascolto, anche per la visione. Il video termina qua. Un saluto.